bentornati sul mio canale. Io sono Simo e visto che qui parliamo di temi cari ai millennials, ho fatto un'intro adatta, visto che ormai comunichiamo ma anche ragioniamo con le emoji. E le emoji non sono altro che icone. Madonna ha mantenuto le promesse. No, non queste icone qui. Icone nel senso di simbolo, immagine. Chi di voi si ricorda quando al posto delle emoji c'erano solo le emoticon? Era un periodo in cui si comunicava solo con gli SMS e mandarli costava una cosa tipo 10 centesimi o forse erano addirittura 100 lire. SMS che erano solo testuali e quindi come dare un'intonazione scherzosa a una frase? Beh, Scott Feldman nel 1982 ideò questa faccina. E in un sol colpo cambiò il destino di un sacco di appuntamenti romantici. Guardate infatti prima di Feldman e invece dopo Feldman. Sempre alla metà degli anni 80, che poi è il periodo in cui iniziavamo a nascere noi millennials, arrivò un'altra novità. Infatti fino a quel periodo i computer erano una cosa simile a questa e quando li accendevi poi vedevi una cosa così. Era MS-DOS, un sistema operativo con interfaccia testuale. Ecco forse perché nei film si vedono sempre le persone che accendono i computer e digitano qualcosa sulla tastiera. Ma non dovrebbero usare il mouse? Poi arrivò lui, Steve, che nel 1984 se ne uscì col Macintosh, che presentava per la prima volta elementi grafici al posto di linee testuali. E con il mouse, altra cosa mai vista prima, si poteva cliccare su delle immagini che rappresentavano i programmi. Era nato il cestino. Questi due elementi visivi, le emoticons poi diventate emoji da una parte e le icone dei computer, hanno completamente cambiato il modo in cui avviene la comunicazione digitale. Oggi infatti le vediamo ovunque. Le reaction di Facebook, i cuoricini di Instagram. Ma non usiamo solo icone create da altri, oggi possiamo anche usarle a nostro vantaggio. In che senso? Come detto nel mio altro video, che metto qui da qualche parte, oggi siamo per forza di cose brand di noi stessi. E quindi dobbiamo comunicare, sui nostri social o magari con un nostro sito personale. E visto che abbiamo visto quanto ormai ragioniamo tutti per icone, beh, usiamola a nostro vantaggio. Possiamo usarle per le copertine delle storie in evidenza su Instagram. Qui ad esempio vediamo cosa ho usato sul mio. Ah, mi trovate come SimoPT. Oppure possiamo usare le icone sui siti web. Ad esempio vediamo come le usate per quelle della mia palestra. Ma come fare se non ne sapete niente e non siete così in buoni rapporti con quel vostro cugino grafico? Ora vi mostro io cosa uso da anni. Eccolo qua, Flat Icon. Si trova qualsiasi tipo di icona. Quindi immaginiamo che voi vogliate mettere in evidenza le storie della vostra pagina dedicata al food, trovate uno stile di icona che vi piace e se voi rifate la ricerca sotto un tipo di icona, come vedete vi mantiene quello stile, in modo che se anche io vado a cercare una cosa inerente a tutt'altro, lo stile è questo qui, linear color, verrà mantenuto, io avrò tante icone simili fra loro. Se invece mi dovesse piacere un altro stile, dalla home page vado a scegliere ad esempio quest'altro, quando clicco e voglio far vedere ad esempio i miei guadagni online, partirò da questo stile che ha un altro nome, questo è flat, e quando poi vado a cercare altro, ecco che anche qui verrà mantenuto. Ora, quando andate a scaricare un'icona, è importante che la scarichiate in PNG, perché è l'unico formato che riesce a mantenere la trasparenza. Cosa vuol dire? Io ad esempio scarico quest'icona, oppure diciamo che ne trovo una che mi piace online e vado a farne uno screenshot. Quindi vedete, mi ritroverei con due icone apparentemente uguali, ma quando andiamo in un qualsiasi programma che vi faccia gestire la grafica, in questo caso Photoshop, ma possiamo usare anche ad esempio Canva online, nel momento in cui trascino le due foto, questa è in PNG, mentre questa è uno screenshot o un file trovato online. Come vedete, una non ha bordo, è completamente trasparente, mentre l'altra ha lo sfondo, questo sfondo bianco, che poi con Photoshop si potrebbe ad esempio selezionare, cancellare, e il risultato sarebbe lo stesso, ma se si usano programmi online, come ad esempio Canva, non è possibile andare a scontornare una foto
con i tool online, quindi quando scaricate un file che sia sempre in PNG. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale perché ne arriveranno altri su questi argomenti. E sul finale vi lancio una sfida: facciamo che questo sia il primo video di YouTube che ha solo emoji come commenti. Scatenatevi!